Torniamo a parlare di scanner 3D. È passato tantissimo tempo da quando avevo recensito uno scanner della RevoPoint, passati tipo 2 anni, quindi comunque le tecnologie si sono evolute, e Geekbuying ha voluto mandarmi il nuovo scanner di Creality, in particolare il CR Scan Ferret Pro, e andiamo a vedere se quelli hobbistici non sono ancora arrivati di certo a livello di quelli industriali, ma comunque andiamo a vedere se magari sono un po' migliorati dall'ultimo che avevo provato, che non aveva lasciato così tanto convinta. All'interno della confezione di cartone troviamo una bellissima valigetta, scusa, con le informazioni di base e il tutorial per utilizzarlo. Sembra di dover montare una navicella spaziale, cavolo. Ok, andiamo ad aprire. Allora, puntini di definizione che sono quelli che servono al laser per capire lo spazio circostante. Nel sacchetto qua in alto troviamo silica, va bene. Un adattatore da USB a Type-C. Poi un sacco di cavi che andremo a capire dopo a cosa servono. Lo slot portatelefono, questo è interessante. Uno slot pieghevole. Il mini treppiedi, con logicamente anche l'asta. Troviamo questo qui che dovrebbe essere un modulo di connettività wifi, e ultimo non per importanza la testina dello scanner, quindi per l'appunto le telecamere. Allora, per andare a montarlo, perché ci sono diverse modalità, posso usarlo solo come scanner, posso usarlo come scanner con il bridge wifi e l'incastro per il cellulare, e posso usare solo bridge wifi. Proviamo. Seguiamo questo, che è quello più complicato. Questo qui. Che installo questo. Ah, ma ok, ho capito a cosa serve. Poi sopra di questo ci devo incastrare. Posso incastrarci questo? Allora, tu per forza di cose ti devi incastrare dentro. Che te ti dovresti incastrare a tua volta così. Dove vado ad inserire questo, che sembrava un portacellulari, ma a quanto pare non è un portacellulari. Che se secondo me potrebbe aver avuto più senso, ma lo scopriamo dopo. E questo, ok, è tutto stabile? Non casca? Ok, mettiamoci anche il treppiedi. Montato, si presenta in questo modo. Ah, giusto, devo collegarci i cavi. Allora, mi serve. Ah no, aspetta, guarda cosa ho scoperto. Bellissimo. Era proprio quello che mi servì. Sì, grande. Perché questo scanner, per funzionare, necessita di un cellulare con l'applicazione. Il problema è avere in mano tutta sta roba e dover tenere in mano pure il cellulare, perché quando ci si sposta bisogna controllare in real time tutto è perfetto, è una grandissima rottura di scatole. E infatti quello che non riuscivo a capire era perché questo wifi bridge dovesse essere incastrato nello slot porta cellulare. In realtà non va incastrato lì, c'era una vite nascosta in mezzo ai cavi che andava incastrata qui, in modo che io possa collegare il cellulare così, quindi il laser montato alla fine è tutta sta roba super tecno bellissima. Ok, tu dove cazzo? 10 minuti che sto cercando di capire come incastrare tutto quadra. Da-da! Ok, sul cellulare ho installato l'applicazione del Creality Scan, che essendo in verticale mi viene complicato. New version, uno scanner firmware e aggiornati lo scanner. Avevo già fatto un paio di test in cui avevo provato a scansionare me stessa, e infatti voglio farvi vedere qual è la qualità di questo scanner, perché a tutti gli effetti mi consente di scansionare in una definizione pazzesca, però poi con i soggetti reali diventa complicato, perché bisogna stare molto fermi, bisogna essere bravi a girare intorno a se stessi, o essere io che giro intorno al laser sostanzialmente. Ho il problema che poi fa un po' in confusione, soprattutto nella parte tipo della testa e così via, quindi escono dei modelli che non sono a tutti gli effetti perfetti. Infatti oggi andremo a fare una scansione di qualcosa di più semplice. Allora, andiamo a collegarci. Per collegarci devo collegarmi al wifi dello scanner. Posso fare connect, ok, vedete, l'ha visto. Upgrade firmware, sì, aggiorniamolo. Ok, è riuscito ad aggiornarlo, quindi facciamo ok. E adesso andiamo a fare una nuova scansione. Ora funziona in questo modo.
abbiamo una sorta di anteprima dello spazio. Lui vede bianco e nero quello che vede intorno a sé, quindi praticamente l'ambiente circostante. Se io vado a posizionarlo, vedete che adesso sta rilevando la mia mano e vedete che è comparsa anche nell'anteprima. Ha una telecamera che va a vedere gli effetti, una telecamera IR che va a vedere i cambi di temperatura e poi vi dà una sorta di anteprima a tutti gli effetti. Liberiamo tutto lo spazio. Vado a prendere qualcosa da scansionare. Indovinate un po' cosa sarà? La Beagle Duck dell'ultimo video. Io non ho parole. Vabbè, lasciamo stare. Andiamo a fare questo lavoro, va. Allora, vediamo un po' se lui lo vede. Ok. Riesce a vederla? Non riesce a definirla perfettamente, ma riesce comunque ad analizzarla. Uno. Come Lost Track, ok. Ah, ok, allora c'è un problema. Allora, facciamo una cosa, perché ho fatto un errore, perché non ci sto. Mi serve uno spazio sopraelevato. Andiamo a prendere delle scatole e solleviamo la paperella. Riproviamo. Uno, tracking, bene, siamo appena partiti. Mamma mia, quanto è complicato. E ci credo che hai perso il tracking, cioè non ti sei accorto di niente. Come hai perso il tracking, cazzarola? Cosa potresti mai aver perso? È ferma, non si sta muovendo. Sono già un punto molto più ampio rispetto a prima. Molto molto più ampio rispetto a prima. No, cazzarola. Ok. Oh, non ce la posso fare. Comunque raga, adesso è diventata una guerra tra me e lo scanner. Cioè, allora partiamo dalla... Scusa, è vero, sono 10 ore di stand, non lo faccio più. Ok. Wow, hai visto? Ok. Allora non mi dire di andare più vicino se poi tu preferisci che io stia così tanto lontana. Mazza, non ho spazio di movimento. Non ci sto io. Ok, lo teniamo. Sto per distruggere mezza casa. Move closer, ma poi te lo dimentichi. Ok, va bene, lo teniamo. Se tu sei contento, io sono contenta. Va bene. Va benissimo, guarda come l'unica volta che non registro lo schermo riesco a fare lo scan. No, non lo sto tracking. Dai, ti prego. Ok, è chiusa. Ok. No, è lo stesso di prima, non mi sono spostata. Ok, stai fermo lì. Porca di quella miseria. Stai fermo lì. No, non puoi aver perso il tracking. Sono ferma. Sta fermo. Ok. Riesco a fare anche sta cosa? Mamma mia, raga, che fatica. Cioè, veramente. Ok, adesso ho fatto Nest, quindi passiamo al passaggio 2. Sta ottimizzando tutto quanto. Ecco perché non avevo più recensito scanner. Me l'ero dimenticata sta cosa. Dai, bello, però per ottimizzare non ci puoi mettere 10 anni. Sì, damn, una paperella. Oh, 100! Oi, guardalo qua. Allora, ha finito l'ottimizzazione. Wow, ma anche alla grande. Non l'ha chiusa sotto, non ha capito come era appoggiata. Però mi sembra perfetta. Guardala! No, vabbè. Allora, qualità di definizione dei dettagli allucinante. Guardate anche sulla scatola che ha preso tipo il logo raffigurato, la scritta e tutto quanto. Quindi comunque su questo non ci si può lamentare. Ottimo, quindi facciamo done. E dovrei ritrovarmi, eccolo qua, il modello pronto per essere esportato. In che modo? Adesso andiamo a capirlo. All'interno del file zip che viene scaricato si trovano diversi file in diversi formati che vanno sostanzialmente a comporre quello che a tutti gli effetti è l'oggetto scansionato. Il file più importante, soprattutto per il lato di stampa 3D di modellazione, è il file quello targato OBJ, che sarebbe di tipo object. A me lo apre con KituBots, però vabbè, giusto per vedere. Potete vedere, è tale quale la scansione che ha fatto, quindi è rimasto aperto, le scatole sono storte, la paperella non è ben definita. Quindi voglio provare ad andare a rifare un secondo tentativo di scansione della paperella. Me ne pentirò brevissimo, ma va bene così. Forse ho capito la tecnica. Certo, come in tutte le cose, ci vuole un bel po' di pratica. Senza di quella non si possono fare. Poi li perdi il tracking ogni 10 secondi, però non andiamo d'accordo. Ok, direi che ci siamo stavolta. Next. Oh, come potete vedere questa scansione è uscita molto meglio, perlomeno la paperella è tutta quanta chiusa, si vedono le scatole, è vero, questo però vabbè, non ci posso fare niente, però la paperella è chiusa, ciò significa, a parte questo punto, no, ho perso questo puntino, vabbè, capita. Però comunque devo dire,
molto molto meglio rispetto a prima. Ecco, questo già sarebbe stampabile, per le scatole sotto non è un problema, su Prus Slicer si taglia l'altezza delle scatole e il pezzo poi esce alla perfezione. Not bad, super felice, sono riuscita a fare una scansione, yuhu! Resoconto finale di questo giocattolino, e dire giocattolino è un po' un errore perché dai, sono migliorati rispetto a un paio di anni fa quando li avevo provati, non sono ancora a livello industriale, ma ciò si capisce anche dal perché quelli industriali costano migliaia di euro a differenza di questi che sono centinaia di euro. Come per tutte le cose ci vuole un po' di allenamento per capire esattamente come andare ad utilizzarlo, ma poi successivamente diciamo che si possono fare delle cose molto particolari, soprattutto perché le scansioni fatte da questo scanner, come avete visto, sono super affidabili e precise. Ciò significa, ho un pezzo particolare, non ho competenze di disegno 3D per andare a disegnarlo, quindi poi a riprodurlo, lo scansiono e vado successivamente a mandarlo in stampa. Quindi io vi ringrazio di aver visto questo video, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, ringrazio come sempre Jig Buying e noi ci vediamo nel prossimo video.